Buongiorno a tutti e bentornati nel nostro programma. Oggi come ospite abbiamo la dottoressa Gelsomina Ferrara, psicologa e psicoterapeuta. Ciao Gelsomina, cosa ti ha fatto appassionare alla psicologia? Allora, buongiorno a tutti, grazie Veronica, grazie Ernesto. Cosa mi ha fatto appassionare la psicologia? Beh, la mia innata curiosità. Sono stata una bambina estremamente curiosa, una bambina che amava ascoltare i racconti, i fatti e come le persone si muovevano rispetto a quello che poteva essere un loro problema, un loro pensiero. Io accompagnavo spesso il mio papà a fare delle grandi passeggiate, era un pescatore, per cui spesso ci accompagnavamo con i suoi amici e restavo incantata ad ascoltare tutti i loro racconti della loro vita, del loro passato, di come avevano vissuto fino ad allora e anche quelle che erano le loro progettualità. E quindi questa innata curiosità verso l'essere umano, verso la storia, verso il racconto e di come le persone agiscono sia in termini comportamentali che in termini emotivi ha fatto sì che io mi appassionassi a questa materia. E così ho deciso, dopo gli studi delle scuole medie, ho deciso di iscrivermi al magistrale e successivamente la laurea in psicologia a Roma e una specializzazione successiva dopo. E quindi ne ho fatto di una curiosità e di un'attitudine personale un lavoro. E quindi ancora oggi incontro persone, incontro le loro storie e ho la possibilità anche attraverso le strategie, attraverso le competenze, di poter incidere minimamente sulle vite delle persone, agire chiaramente in maniera positiva, no? E quindi anche la possibilità non solo di ascoltare, ma di apportare anche un intervento di tipo terapeutico, di cura. Ecco. Ti volevamo chiedere, cosa è cambiato negli adolescenti di ieri a oggi, cioè il loro modo di pensare? Bella domanda questa, bella, questa è una domanda, come dire, questo tema è di grande interesse sociale, culturale ed è insomma un tema di grandi discussioni, di grandi dibattiti e di grandi, come dire, studi e ricerche scientifiche. Intanto mi verrebbe da chiedervi anche a voi qualcosa, no? Del tipo, se io vi chiedo di crearmi un'immagine degli adolescenti, che tipo di immagine verrebbe fuori? Un'immagine mentale? Probabilmente verrebbero in mente una serie di ragazzi, i loro volti, qualcuno con un volto cupo, arrabbiato, isolato, probabilmente chiuso nella propria cameretta, con un telefono in mano, una capigliatura strana. Ebbene, l'adolescenza ancora oggi è piena di stereotipi, abbiamo ancora un'immagine che rimanda un po' a quello che dicevano le nostre nonne, che gli adolescenti non sono né carne né pesce. Quindi la prima cosa che mi verrebbe da dire è chi sono gli adolescenti? Gli adolescenti sono dei giovani ragazzi che si avviano ad un processo di cambiamento, di un passaggio dall'età appunto del bambino, quindi negli 11-14 anni con la preadolescenza e l'adolescenza dai 14 ai 18 anni. Chiaramente il periodo dell'adolescenza è un periodo di grande transizione, un periodo attraverso il quale la persona si trova a fronteggiare quelle che sono le proprie crisi, una crisi di identità, un cambiamento sia fisico che psicologico. Quali sono questi cambiamenti? Intanto il corpo si prepara, no? A lasciare un corpo di infanzia ed accogliere un corpo adulto. E questo, che non è sempre un processo, come dire, standardizzabile, quindi ognuno ha un proprio processo di crescita, potrebbe in alcuni, se questo è troppo repentino, questo cambiamento fisico, o se è troppo rallentato, comportare qualche difficoltà nell'accettazione del cambiamento, per cui potrebbe già questa essere una fase anche di introspezione e di confronto che il giovane ragazzo o la giovane ragazza tende poi a fare i conti con quelle che sono poi le conseguenze eventuali di natura psicologica. Non credo che siano
cambiate tantissime cose rispetto al vissuto psicologico adolescenziale. Io credo che in ogni epoca gli adolescenti hanno, come dire, lottato in maniera veemente per raggiungere, diciamo, dei loro obiettivi, per raggiungere una propria identità personale. Perché effettivamente uno dei compiti dell'adolescente è proprio quello dell'identificazione, quello della possibilità di svincolarsi in maniera sana dal nucleo familiare, attraverso per esempio l'aggregazione con il gruppo di pari, attraverso il confronto, attraverso la sperimentazione, ha la possibilità chiaramente di potersi confrontare. Quello che è cambiato, oltre più che gli adolescenti, sono per esempio i genitori. Anche il modo di stare con gli adolescenti è cambiato, c'è una relazione più dialogica, si ha la possibilità di comunicare meglio all'interno dei propri nuclei familiari, cosa che probabilmente in un tempo in cui anche io ero adolescente, questa facilità di fruire nella comunicazione familiare era un po' legata a, come dire, legata più che altro con i miei coetanei, quindi c'era una difficoltà nel parlare liberamente con i genitori di quelli che potevano essere i nostri, i miei, i nostri dell'epoca vissuti personali. Per cui ritengo che ogni epoca storica porta con sé un gruppo di appassionati adolescenti che poi diventeranno dei grandi uomini e delle grandi donne. Rimanendo in tema di adolescenti, qual è il malessere più frequente, che è stato il più frequente e che è il più frequente negli adolescenti? Vediamo un po'. Intanto non amo particolarmente fare diagnosi, che sembrerebbe una contraddizione rispetto al lavoro che faccio, ma credo semplicemente che il bisogno degli adolescenti di oggi, ma anche quelli di ieri, era sicuramente il bisogno di essere ascoltati, il bisogno di essere accolti, il bisogno di essere sostenuti. E quando questo non avviene per una difficoltà intrinseca o perché non ci sono le condizioni familiari, sociali, culturali, dove non c'è magari una parrocchia che ti accoglie, perché non c'è la possibilità, insomma, di avere questi scambi anche con i coetanei, allora potrebbero emergere dei disturbi, dei malesseri che hanno a che vedere con un disturbo di ansia, con un disturbo depressivo, in alcuni casi, ed è molto frequente purtroppo anche in Italia, anche nelle nostre zone, sicuramente l'autolesionismo o l'isolamento, quindi c'è una grande chiusura emotiva del ragazzo, della ragazza, che potrebbe in qualche maniera intraprendere un malessere, far fronte poi ad un malessere psicologico importante. Però voglio anche sottolineare che il più delle volte il passaggio dal periodo infantile all'età adulta, e quindi attraverso l'adolescenza, avviene in maniera molto, molto serena e quindi come un processo, diciamo, naturale. Chiaramente bisogna attenzionare a quelli che possono essere i segnali che l'adolescente porta all'interno della famiglia, o anche la responsabilità che avete voi ragazzi di autosostenervi, e quindi laddove dovreste accorgervi che c'è una difficoltà dell'amico o dell'amica, poter essere pronti e disponibili a sorreggere un po' il carico. Grazie per essere stata qui con noi. Oh, grazie a voi, è stata un'emozione molto molto bella, grazie. Grazie per averci ascoltato, alla prossima, ciao!